Buongiorno, buon pomeriggio, buon. Ed eccomi qua con un nuovo svuota la spesa. Ho fatto la spesa. Oggi mezze maniche perché è nuvoloso, c'è un po' d'aria e sinceramente si sta bene così. Allora, spesona, spesona, non so da dove cominciare, sono invasa da borse, voi non le vedete, ma io sì. Intanto cominciamo dal farvi vedere lo scontrino che ho speso, 155,53 euro. Praticamente mi mancava tutto, non avevo più niente, non avevo. Avevo finito il tono, l'olio, tutto, tutto, tutto. Allora, ci sono i surgelati che non li tiro neanche fuori perché so tre cose: è una vaschettina di prezzemolo surgelato, un sacchetto di fagiolini surgelati e un sacchetto di patatine prefritte di quelle surgelate da mettere in acciaieria, vabbè, dai, nella friggitrice. Cominciamo. Allora, ho preso un bel melone l'anguria, stavolta c'era in offerta quella nera, però non mi sono fidata. Ho detto, come avete detto voi, di aspettare almeno la metà di luglio per comprarla, perché già ne ho buttate via due, la terza non mi fregano. Un melone pagato 3,44 euro. Cazzo, ragazzi, veramente sono carissimi. Io una volta mi ricordo compravi i meloni anguria e le pagavi una miseria, cioè con 1 euro compravi in anguria così. Vabbè, comunque poi qua ho comprato tre peperoni, due rossi, uno giallo, tre peperoni, poi ci sono le zucchine, 1 chilo di zucchine e con la prima borsa ci siamo, vai, prima borsa ci siamo, andiamo con la seconda, dove ho comprato una melanzana. Quanto costa una melanzana? 1,05 euro. Una melanzana perché volevo fare una specie di peperonata con la melanzana, zucchine, cipolla e peperoni. Ecco, volevo fare una peperonata così. Poi ho comprato un sacchetto di limoni perché io sapete che l'insalata, la verdura, non gli metto mai l'aceto perché non mi piace, metto dappertutto il limone. Poi ho comprato un sacchetto di patate da 2 kg. Già non so più dove mettere la roba perché so le borse, dovevo metterle per terra. Poi ho comprato un sacchetto di insalata songino, la mia preferita. Ah, che prurito! E poi ho comprato i pomodori, 5 pomodori o 4, 4 a grappolo. Andiamo avanti con un'altra borsa. Questa è quella che pesa di più. Dove c'è dentro? Allora, due. No, mi si è rotta l'unghia. Vabbè, non importa. Una e una, due confezioni di lattine Coca-Cola Zero. Poi uno e due litri di latte, quello alta digeribilità, senza colore. Sì, senza coloranti, conservanti e pesticidi. No, senza lattosio. Lasciate perdere. Poi, ecco, questo c'era in offerta, c'era l'offertona e ne ho prese due confezioni di tonno Rio Mare, che è il più buono. Rio Mare, due confezioni da 8 scatolette da 80 grammi. Così, ok, due di queste e anche con questa abbiamo fatto. Tiriamo su anche questa, già che ci siamo. Allora, la spesa continua. Ho preso integrale penne rigate, un pacco di penne rigate, poi 1 chilo di sale grosso. Poi tonno come se non ci fosse un domani. L'avevo finito, voi ci credete che l'avevo finito? Sì, perché sono rimasta un bel po' di giorni senza far spesa. E ho detto finiamo quello che c'è e ero rimasta senza niente, cioè non avevo più niente, 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 niente. Ecco, comunque 4 confezioni di tonno, lo solito che compro quello grandi, le scatole grandi. Poi c'era l'offerta e ho comprato anche due confezioni di Simmental,
dato che era in offerta, perché già sappiamo che ha un costo elevato, ho detto ne approfitto finché è in offerta, vai, e l'ho presa. Poi andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti con gnocchi. Questi sono quelli belli morbidi che piacciono a me e sono, mamma mia che brutto aspetto che hanno però, sembra che abbiano la lebbra, sono pieni tipo di bollicine, ma lo stampo credo. Ma vabbè, mamma Emma, gli gnocchi di mamma Emma, che questi sono quelli che mi chiedevate l'altra volta che marca era, che erano belli morbidi, erano questi mamma Emma, perché altrimenti quelli della Coop e gli altri che avevo preso erano gomma. Cioè, veramente gomma erano, non si potevano definire gnocchi, erano gomma, ecco. Poi ho preso una scatola da 6 di uova. Cosa sono? Allevati in aria o in terra questi? Il nostro gallo in cucina. Come il nostro gallo? Ah, il nostro giallo in cucina, non gallo. 6 uova fresche, il colore giallo del tuorlo è dovuto all'alimentazione delle galline esclusivamente vegetariane. Vegetariane? Alimentazione delle galline esclusivamente vegetale. Vegetale. Ok, vabbè, però non c'è scritto sono dove sono allevati, in aria, a terra. Dove cazzo sono allevate queste galline? Vabbè, comunque. Quelle lì. Poi ho preso due di questo che è ricco di omega 3, lavorato a fresco, due di salmone affumicato, so 100 grammi, sì, due di salmone affumicato, ok, poi uno e uno, due, il solito Trentin-grana, quello che compro sempre. Poi ho preso uno, due che sono gli yogurt, quelli grechi, extra 2% yogurt magro greco. Ecco, due di questi, fermi lì. Poi ho preso una novità, non so se l'avete mai vista, ho visto che era in offerta ed è la Philadelphia Protein. 11% di proteine, solo il 2% di grassi, solo praticamente 30 grammi. 30 grammi di questa ha solamente 26 calorie. Ok, ho provato a prenderla a vedere se è buona come quella normale. La Philadelphia Light è buona, però ha calorie molte anche quella. Però questa ho visto, l'avevo vista su TikTok che la facevano vedere. Ho visto che è in offerta, l'ho presa. Ditemi voi se l'avete mai provata questa qua. Che è, ecco, Philadelphia Protein. Ecco, ho provato a prenderla, vediamo se è come quella normale o se è una ciofecata. Allora, qua e poco, qua e poi, qua poi ho preso. Allora, affettati, stavolta ho preso poco. Allora, ho preso un etto e 30 di prosciutto crudo, un etto e 16 di bresaola d'Angus e un etto giusto di petto di tacchino al forno. Ecco questo qua. Poi carne. La carne. Allora qua c'è dentro, vi dico subito, qua c'è dentro. Fegato di vitello, mezzo chilo di fegato di vitello, 10,36 euro. Petto di pollo a fettine, 720 grammi, 10,56 euro. E poi lonza fette suino, 7 euro. E questa è la carne. Per me mi sono presa il petto di pollo, vabbè anche il fegato, una fettina la mangio pure io, il resto mangia mio figlio. Ok, poi, ah, vediamo, non è finita, non è finita. Non so più come tirar qua la roba, ferma lì, che poi odio metter via la spesa, quando è finita qua, butterei tutto dentro così. Odio metter via la spesa. Allora ho comprato 1, 2, 3 e 4. Questo ci va matto, mio figlio li mangia lui. No, mi piacerebbero anche a me, solamente che sono duri e se qua non hai i denti buoni proprio. Ti parte l'incisivo, il molare, il canino e tutto il resto.
Ecco, 2, 3 e 4 che sono questi qua, che sono i pan pizza, sono dei crostini. Pan pizza 4 di questi. Poi ho preso per me questo, sono 4 pezzi di pani integrali, quelli piccolini che sono 40 grammi a pagnotta. Qua invece per mio figlio da mettere in freezer ho preso qua 3 pezzi di pan boccone e questo mettiamo in freezer. Via! Allora, l'ultima borsa, se riesco a tirarla qua perché è messa. No, mi sa che devo tirare fuori la roba da così, altrimenti cade tutto. Allora, ho comprato la carta igienica Regina, la solita. Solita carta igienica Regina, lo sapete perché ecco, ormai l'ho detto 1000 volte. Poi ho preso questa, anche questa era in offerta. Vacaleggia, eccoli qua. Due di questi l'ho presi piccolini stavolta perché l'ultimo l'ho buttato via mezzo. Allora erano in offerta e l'ho presi da 400, quelli piccolini, perché siccome che io non è che ne uso pomodoro, lo usa solamente mio figlio, lo mette lui. Magari se gli faccio o gli ossibuchi o lo spezzatino, o magari quando si fa lui la pizza si mette sul pomodoro. Però l'ultimo era il vaso, quello grande, da 800, credo sia stato il doppio di questo, è stato usato 3 volte, poi in frigo l'ho tirato fuori ed aveva intorno la muffa e l'ho buttato via perché ho detto no. Meglio non fidarsi a mangiarlo. Non mi ricordavo più che ho comprato per il lapo. Il Dentastick. Vuoi il Dentastick? Non mi ricordavo che te l'avevo comprato. Il Dentastick, amore. Guarda la mamma cosa ti ho comprato. Pianino però, pianino però, pianino. Ta. Ciao, non lo vedi più per 3 minuti fino a che non lo mangia. Ecco, non mi ricordavo più di averglielo preso. Poi ho preso una confezione di fette biscottate integrali e come credo ultimo, sì, ultimo, ho comprato 1 litro di olio di oliva perché l'avevo, spero non traballi, perché spostando le borse. Poi ho preso anche 2 confezioni di acqua naturale e una confezione di acqua frizzante. Non ve la faccio neanche vedere perché là per terra poi 2 o 3 bottiglie le metto in frigo e le metto via. Ecco, questa è tutta la mia spesa settimanale, anche di più. Veramente, ragazzi, penso che sia la prima volta che mi prendo senza niente. Cioè, non avevo più niente in freezer. Ero rimasta solamente con zucchine surgelate e il minestrone, basta. Tonno finito, sparito, finito. Io che rimango senza tonno, ho detto, Sì, spinito. Ecco, perciò, vabbè, dai. Perché volevo che cominciassero le nuove offerte, volevo fare la spesa l'altro giorno, però ho detto no, perché cavolo, lunedì la volevo fare, ho detto no, perché poi partono le offerte domani e avevo già visto che c'erano le offerte, la Simmental, il tonno, l'olio, certe cose che mi interessavano, ho detto no, aspetto le offerte di domani che così ne approfitto e per prendere un po' di roba. Ecco. Basta, non ho più un cazzo da dirvi, cioè che volete ancora? Niente, niente, non vi devo dire più niente. Questa è tutta la mia spesa. Sono stata brava, non ho preso niente, niente. C'erano anche i fior di fragola in offerta. C'erano i fior di fragola in offerta e i fior di fragola si può mangiare uno perché ha pochissime calorie, 100 calorie più. Per merenda, tipo un fior di fragola lo puoi anche mangiare, capito? Ecco, però c'era in offerta, però ho detto no, non lo prendo perché io lo so già che se io ce li ho in freezer ne mangio uno. Poi da uno magari diventano due, poi mi viene il nervoso perché so che ce li ho in freezer e diventano tre, e in 2 giorni mi faccio fuori la scatola. Perciò ho detto no, è meglio che proprio non li prendo e mi prendo degli yogurt e un melone. Ecco che così faccio uno yogurt e gli taglio dentro dei pezzettini di melone
e piuttosto mangio quello che ti sazia di più, perché sinceramente una volta hai mangiato un fior di fragola, cioè non è che ti tira via la fame. È più sostanzioso uno yogurt greco con un po' di melone dentro, dir la verità, ecco. E perciò non li ho presi, sono stata brava, non ho preso niente, 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 quel che sia di niente. Sono stata molto, molto brava. Complimenti, grazie, grazie, grazie. Niente, detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Se vi fa piacere, come sempre, lasciatemi un like. Se vi fa piacere, lasciatemi un commento. Fatemi sapere che sono curiosa, che mi fate sapere la Philadelphia. Ve la rifaccio vedere questa, se l'avete già assaggiata e com'è. Io sono curiosa, stasera non la mangio, però volevo provare a farla col salmone, capito? Volevo provarla a fare col salmone, tipo degli involtini, qualcosa col salmone, perché la Philadelphia, quella normale, è una bomba di calorie, ne ha tantissimi, anche grassi. Quando mi sono vista questa, l'avevano fatto vedere per TikTok, che una che era a dieta aveva fatto la gastrectomia lì, come si dice, quella lì che ti levano lo stomaco, il bypass lì, quella roba lì, gli aveva fatto quella lì, aveva fatto vedere che mangiava appunto le fettine di salmone. Con dentro la Philadelphia, questa qua, ok? Ecco, e ho detto, ma voglio vedere se la trovo. Guarda caso, era in offerta alla Coop. Chi interessa, in offerta alla Coop a 1 euro e non mi ricordo cosa, ed è 275, 26 calorie per 30 grammi. Perciò, dai, va, fatemelo sapere. Vi dirò pure io appena la provo come è sta Philadelphia. Basta, perché altrimenti sapete, io sono logorroica, sto qua, la spesa l'ho già fatta vedere, sto qua mezz'ora a parlare. Appuntamento, allora, ma hai già finito te? Figuriamoci, ciao!